12° congresso di Radicali Italiani, terza giornata, ormai verso sera, siamo in compagnia di Eleonora Palma, è la prima volta su Liberi TV, sono emozionato. Eleonora, tu stai qui da un paio di giorni, se non sbaglio, sei arrivata non proprio all'inizio. Sì, sono arrivata giovedì sera perché lavoravo e quindi sì. Però comunque si è fatta ormai un'idea un po' dell'andazzo e del tenore degli interventi e anche di un certo attrito che oggi mi sembra si sia abbastanza formalizzato, se così possiamo dire, in questa conferenza stampa che c'è stata, non so se tu l'hai seguita, comunque è stata una conferenza stampa proprio qui nell'androne, nella hall dell'albergo, non so se tu l'hai sentita, tu che cosa ne pensi? Insomma, secondo te è stata una conferenza stampa, un evento nel congresso o fuori dal congresso? Allora, intanto mi dispiace che non l'ho potuta sentire perché ero a pranzo, ma da Facebook, dai commenti dei compagni ho letto qualcosa e sinceramente sono inorridita, perché già alcuni interventi avevano un po' chiarito qual è la linea di questo congresso. Dopo la brava gente, dopo chiunque, adesso abbiamo i vecchi e i giovani, quindi due nuovi personaggi e come al solito io non appartengo mai a quelli giusti, quindi in questo caso stavolta sono fra i vecchi questa volta, in quanto si va sempre a cercare questa contrapposizione che poi in realtà probabilmente neanche esiste, o quantomeno esiste più nella volontà di chi cerca di fomentarla, più che poi, cioè, un conto è la diversità, un conto è la contrapposizione. Sapere che Marco Pannella ha fatto un'intervista, una conferenza stampa qui durante poi i lavori di una direzione, a quanto credo sia stato, in cui ha delegittimato il congresso, comunque parlando di violazione delle norme, senza usare quelli che sono gli strumenti del congresso, quindi alcuni interventi, alcune contestazioni, mi lascia un po' basita e non mi fa ben sperare per il proseguo di questo congresso. Peraltro, appunto, al momento abbiamo questa preannuncio di candidatura di Rita Bernardini, con questa lettera che è arrivata, da come strumento anche un po' criticato in vari interventi, e aspetteremo quindi poi una candidatura formalizzata e poi se ci sarà qualche sfidante, altrimenti c'è il rischio che ci sia soltanto una candidatura. Sì, sicuramente nei corridoi si sentono tante voci, tante ipotesi, però effettivamente per ora c'è una candidatura. Io ritengo che Rita sia una persona che ha dato e dà tanto a questo movimento, ma come hanno detto molti compagni, assolutamente non condivido il metodo che è stato scelto per questa candidatura, perché l'idea che un soggetto, ma non un soggetto, alcuni aderenti a un soggetto, perché se fosse stato Demba ad aver mandato la lettera, io da iscritta o da iscritta negli anni passati, ancora non ho rinnovato, dico la verità, l'iscrizione al transnazionale, avrei potuto anche accettare un consiglio. Il mio segretario, i miei organi dirigenti mi consigliano in un altro soggetto di votare una persona, ma che il segretario non abbia firmato la lettera e comunque non si sappia neanche dove sia, lo trovo gravissimo, anche perché sembra quasi un'occupazione manu militari, ecco. È vero che il congresso è sovrano e non è una mail che cambia le cose, però se noi siamo il partito della legalità, ecco, lo dovremmo essere anche nella gestione dell'indirizzario. Qualcuno ha parlato in merito a quella lettera del PRT come una corrente di Radicali Italiani. Sì, l'ho letto su Facebook e ho fatto i complimenti a chi l'ha detto, perché l'ho trovata geniale. Sinceramente io, come tutti, in realtà vorrei il congresso del transnazionale, vorrei potermi iscrivere lì, vorrei poter intervenire, e purtroppo ogni volta il congresso di Radicali Italiani diventa quello che non si può dire al transnazionale. Questo fa male sia a Radicali Italiani che al transnazionale. Comunque la paternità è, credo che sia di Dario Boilini, quindi insomma gli attribuiamo questa battuta, che è veramente efficace per sintetizzare un po' la situazione. Tu vieni dal Veneto, sei un pochino, mi stai spiegando che sei nato in un posto, poi sei vissuto in un altro, comunque tu provieni in questo momento, tornerai in Veneto a casa, ecco, così diciamo. E in Veneto ci sono associazioni radicali? Sì, ci sono associazioni e anche nuclei costituiti che non sono ancora delle associazioni. Io sono iscritta a Veneto Radicale e lavoro, insomma, milito principalmente su Venezia. Siamo un'associazione che ha avuto qualche traversia ultimamente, perché per la
per la campagna elettorale delle politiche per la lista Amnistia, Giustizia e Libertà abbiamo preso una posizione netta, ecco, non so se giusta o sbagliata, però votata durante un'assemblea e comunque molto, molto netta, e questo ha creato grossi scompensi, possiamo dire, però questo non ci impedisce di sentirci e di essere radicali. Abbiamo raccolto un numero di firme per il referendum comunque discreto, ecco, quello che potevamo fare l'abbiamo fatto sicuramente. Perfetto, guarda, l'ispirazione mi viene per un'ultima rapida domanda dall'intervento che sta andando adesso di Elisabetta Zamparutti. Questa mission in Basilicata, questa candidatura praticamente radicale attorno alla candidata presidente per le regionali in Basilicata, appunto Elisabetta Zamparutti, te come, che ne pensi? Ma io di Elisabetta ho anche molta stima, lei è stata spesso o candidata in Veneto, comunque è stata spesso la coordinatrice delle campagne elettorali, quindi una persona che anche nella sua attività parlamentare in materia ambientale eccetera ho molto apprezzato. Su questa operazione l'ho saputa tardi, cioè probabilmente se avessi saputo prima magari andavo anch'io a raccogliere le firme. La mia domanda è: come mai per Trento, per Bolzano, per altre realtà non c'è stato nessun dibattito, nessuna possibilità? Probabilmente, ecco, se fossimo andati anche a Trento avrei dato un contributo, quindi faccio gli auguri a Elisabetta e spero ovviamente che vada bene, ecco. Ringraziamo Eleonora Palma, a presto, buon congresso. Grazie.